E fu allora che lo vidi per la prima volta, Jay Gatsby. Era chiaro che si stava gingillando dalla tasca, ma finsi di non vedere. Salve, benvenuto alla mia festa. Sono Gatsby. Piacere, vecchio mio. Sì, basta anche... Torre di controllo, qui volo 364. Sul mio aereo è in corso un dirottamento. Il volo è stato... Oh no, hanno bloccato le trasmissioni. Devo usare il sistema di comunicazione di riserva. Pronto? Mi sentite? Qui è il volo 364. Ci stanno dirottando. Io ti sento. Oh! Venite a conoscere la mia famiglia. Loro sono i miei fratelli. In realtà uno di loro è mio padre, ma non so qual è. È quello coi capelli bianchi con le bruciature da whisky sulla faccia? È un onore conoscerla, signore. Deve essere molto orgoglioso. Puoi scommetterci. Ogni padre sogna di non essere considerato perché è offuscato dal figlio. E c'è anche tua madre qui? Non hanno una madre. Le ha cresciuti la mia ex moglie, sia benedetta. Ma loro sono il risultato genetico del mio incontro con un quarto di bue. Ah! Ho davvero un dono speciale. Allora, ci stai? Sì, sarebbe grandioso. Posso baciarti? Come, scusa? Non so, qualcuno mi ha dato una pasticca e ora voglio toccare la tua giacca. È bella, è bella, è bella. No, 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 fermo, non te ne andare. Wow, che sta facendo? Mio Dio, le misure magiche. In che senso? Vuol dire che hai caviglie, polpacci e cosce dello stesso spessore. Vuoi fare un provino per la squadra di roller derby? Davvero? Provaci, Meg. Sì, Meg, dovresti almeno provarci. Meg parla con un uomo? Ok, certo. E che cavolo? Tieni, il mio biglietto. Sono un maniaco sessuale schedato. Giralo. Importante, vedi l'altro lato. Dammelo. Perfetto, ci saremo. Ehi, prima di andarvene, facciamo una foto. Sì, selfie! Ho appena imparato la parola. Perfetto. Allora, Chris, se vuoi avere successo, devi apparire mondano e sofisticato. E per farlo devi vestirti come Lenny Kravitz, ossia devi indossare cose provenienti da tutto il mondo. Braccialetti di pelle, piercing al capezzolo, cerniere dove non dovrebbero esserci, la collana di perle di Wilma Friston, coprispalle di pelliccia con maniche all'uncinetto, un cappello sul cappello, un orologio sul mignolone. E non c'è niente di meglio per dire, guardatemi, sono stato in tanti posti che due bengala messi sugli occhiali da sole. Ehi, tu sei stato in molti posti, vero? Smettila di guardare, non voglio avere tutta questa attenzione. Forza, Chris, andiamocene via. E torniamo a Il mio imbarazzante patrigno. Tua madre a letto urla come un'aquila. La senti in camera tua? Ehi, papo, dove stai andando? Vedi, Meg, ora che sono un uomo da metal detector, devo fare colazione al bar sulla spiaggia. Da lì sgriderò i turisti nella mia pelle color cioccolato. Ehi, non buttate i pannolini dei bebè nei rifiuti insieme alle lattine! Ah, ho una nuova mail. Viene da un principe nigeriano. Dice che ha diversi milioni congelati in un conto. Gli servono solo $100,000 per pagare le spese legali. E appena sblocca i soldi io avrò $1,000,000. Cacchietto, deve avere proprio fretta perché ci saranno 1 miliardo di errori in quella mail. Devi mandargli quei soldi. Lo pensi davvero? Assolutamente. Ma te lo immagini beccare $1,000,000? Sarai più felice dello sposo il giorno delle nozze. Grazie a tutti quanti. Addio mamma, addio papà, addio amici, addio tempo libero, addio sesso, addio golf in TV. Mi mancherai privacy. Addio essere sincero su quante birre ho bevuto. Addio possibilità di scegliere. Ti saluto, denaro! Porca miseria, Mercy Miller! Ha comprato cose da donna alla farmacia di papà, quindi è perfettamente operativa. Sì, vorrei avere il coraggio di parlare con lei. Parlare con lei? Nessuno si rivolge più la parola. Se vuoi attirare l'attenzione di una ragazza, le mandi una foto del tuo pene. Sul serio? Ne sei sicuro? Come no? Chi manda le figlie a un liceo pubblico, in pratica, se la va a cercare. Beh, mio padre mi ha appena regalato questo cellulare. Ecco, dovrebbe andare, ha funzionato alla grande per... Cleveland, mi dispiace molto, io pensavo che qualcuno stesse entrando in casa tua e mi è preso il panico, era buio, io... Ma perché non mi ha detto che era lui? Perché non l'ho sentita, ascoltavo la musica e stavo per abbassare il volume e poi mi ricordo solo che lei mi ha sparato! Ma perché cacchio volevi entrare dalla finestra di casa tua? Mio padre dice sempre che se apri la porta esce troppa aria condizionata. C'è già un buco nel corpo di mio figlio, non me ne serve uno anche nel portafogli. Non avresti mai sparato se lui fosse stato un bianco. No, questo non è vero, io sparo a chiunque. Joe, dammi la tua pistola. Tieni, eccola. E aspetta un secondo, scusate, perché non ci calmiamo? Tutto a posto, ragazzi, sono contento di essere di nuovo in piedi. Beh,
Sapete che cosa voglio dire? Io non ho più visto Joe dopo quel giorno. E anche se se n'è andato da molti anni, non ho mai dimenticato il suo viso o la sua risata. Muoviti, non andiamo più alla spiaggia. Ti stiamo aspettando da un secolo. Sì, arrivo, campione. L'ha detto anche le prime due volte che gliel'abbiamo chiesto. Lo so, si estranea dalla realtà quando è al computer. Quelli non sono i miei figli. E soprattutto quello non è wrestling. Stiamo facendo a botte. Dammi la pistola e va via. Potrei essere licenziato per questo. E non posso tornare al vecchio lavoro di assistente del mago. E adesso allontaniamo le due parti del corpo. E ora muovi le dita dei piedi. Ho detto muovi le dita dei piedi. Era proprio di questo che volevo parlarti prima dello show. Ok, d'accordo, ci sto, ma prima voi dovete fare una cosa per me. Certo, Joe, che cos'è? Dovete mettermi sul divanetto, voglio sentirmi una persona normale per un secondo. Oh, sì, certo, non c'è problema, ok. Quagmire, tu sopra, io sotto. Sì, facciamolo. Wow, grazie, ragazzi. Oh, oh. Ehi ragazzi, tiratelo su, mi è appena venuta un'idea. Sarà un vero spasso. Ehi, che stracacchio succede? Babbo Natale, mi scusi, non sapevo che fosse sua. Esatto, strappa subito quella multa. E ora mangiala. Bene, ora andiamo a casa tua, aspettiamo che la espelli e poi te la mangi di nuovo. Ehi, tesoro, c'è Babbo Natale. Viene a guardarmi al gabinetto. Come ha fatto il coniglio Pasquale? Sì, brava. Sa, passano i parecchi qui da me. Buonasera, mamma. Sono così felice che tu sia venuta stasera. Perché sei felice? Tu non lavori per Channel 10, ma solo per Channel 5, quindi vali solo la metà. Madre, ti prego, cioè, stasera sarò premiata. Che premio è premio? Connie Chung sposa Maury Povich e formano un super team. Dov'è il tuo Povich? Tu non hai nessun Povich. Wow, la mamma di Trisha ci sta andando giù bella pesante. Sì, e per di più con dei riferimenti belli datati. Cioè, sfido che mamma Trisha fosse così dura con me. È l'unica realtà che conosce. E dove sono i nipotini? Chi si prenderà cura di me quando avrò 121 anni? Chi penserà a Irene? Nessuno! Nessuno si prenderà cura di Irene! Mi pare di capire che si chiami Irene. Ah, mamma, papà, un pipistrello! Santo cielo, è entrato in casa un pipistrello. Beh, tutto bene, state calmi. Quello potrebbe essere nonno Dracula. L'avranno mandato per farci uno scherzo. Ehi, ciao nonno! Allora, come hai dormito ieri notte? Se fosse stato lui avrebbe risposto: come dormo ogni notte, a testa in giù, no? Va bene, ma Peter, non possiamo lasciar volare un pipistrello in casa. Dobbiamo fare qualcosa. Tranquilla, Lois, me ne sbarazzo io. Sarà semplice, come quando mi sono fatto allungare il pene. Dottore, voglio che mi arrivi alle ginocchia. Mi hanno alzato le ginocchia. Peter, perché hai voluto che ti portassi qui in carcere? Perché, Joe, tutti sanno che i prigionieri producono tanto ottimo vino di contrabbando nei bagni. Quindi adesso potremo ubriacarci. Oh, guardate là, quella tazza è piena di Chardonnay. Peter, non credo che quello... Ma era Chardonnay. Il miglior Chardonnay che abbia mai bevuto in vita mia. L'uomo che lo ha fatto, Curtis Cane Assassino Williams, è diventato uno dei più apprezzati vinai americani. Ehi, sono Joe. Peter mente. Ha bevuto pipì.